Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Oggi nostro ospite per parlare di imprese, sviluppo ed economia. Abbiamo il presidente della Camera di Commercio di Messina e vicepresidente vicario di Union Camere Sicilia, Ivo Blandina. Buongiorno e benvenuto Blandina. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci segue. Ecco, vorrei innanzitutto presentare il nostro ospite agli ascoltatori di OK Italia Parliamone, perché oltre ad essere, come ho detto in premessa, presidente della Camera di Commercio di Messina e vicepresidente vicario di Union Camere Sicilia, che ricordiamo è l'associazione che riunisce gli enti camerali siciliani e rappresenta ben oltre 460.000 imprese che operano nel commercio, industria, artigianato e agricoltura, Blandina è anche presidente di Sicindustria Messina, consigliere delegato di Sicindustria e componente del Comitato Tecnico Infrastrutture e Trasporti di Confindustria Nazionale. Ma ancora è componente dell'organismo di partenariato fin dalla sua costituzione della risorsa mare dell'autorità del sistema portuale dello Stretto. Per quanto riguarda la sua attività imprenditoriale, Blandina è a capo della Comet, società siciliana impegnata nel campo della logistica, della movimentazione delle merci in ambito marittimo, nazionale e internazionale. Blandina, partiamo subito con la nostra intervista. Le imprese italiane di quasi tutti i settori, chi più chi meno, possiamo dire che sono state tutte colpite dalle misure messe in campo per contrastare la pandemia Covid-19. Hanno chiesto, ma continuano ancora oggi a chiedere a gran voce aiuti per poter ripartire. Le chiedo in che modo durante il lockdown e le varie misure di contenimento del contagio la Camera di Commercio di Messina da lei guidata ha garantito i propri servizi agli associati. Ma sicuramente la pandemia è troppo ovvio dire che ha colpito in maniera netta, in maniera pesantissima alcuni settori, approfondendo diciamo, una crisi che partiva già da lontano, dalla quale non c'eravamo totalmente diciamo, riarmati e ripresi. Mi riferisco ovviamente al 2009 e gli anni seguenti. Questo perché gli effetti di quella crisi si sono sentiti in ritardo da noi, così come in ritardo stentavamo a uscirne. E quindi la pandemia ha ulteriormente approfondito una crisi che appunto parte da lontano, che è una crisi strutturale dovuta alla mancanza di infrastrutture, alla mancanza di distretti e reti che rendano facilmente accessibili soprattutto i mercati internazionali e quindi una arretratezza complessiva del sistema produttivo economico siciliano che paga anche lo scotto diciamo, di mali endemici propri del sistema delle imprese, quindi sottocapitalizzazione, dimensione micro-piccola. E questo diciamo, ha presentato alla crisi una struttura debole complessivamente e la crisi appunto, ha approfondito effetti assolutamente devastanti, con qualche eccezione ovviamente nel settore della logistica, della distribuzione, dell'e-commerce e quindi tutti i servizi collegati. Il settore della sanità ha avuto ampie risorse, ingenti risorse e questo ovviamente nella filiera ha determinato alcuni fattori positivi di crescita del PIL e di strutturazione di attività complesse. E noi abbiamo fatto il nostro, nel senso che siamo stati sempre sul pezzo, abbiamo continuato a fornire i servizi istituzionali all'utenza e abbiamo ovviamente poi affiancato il sistema delle imprese con un'assistenza dedicata, massiva, ma anche capillare e puntuale su singoli casi, su singole situazioni veramente drammatiche. Poi ci sono ovviamente dietro le imprese ci sono persone e abbiamo tentato anche di avviare operazioni di sostegno, di welfare con gli altri attori istituzionali e con la rete delle associazioni di impresa, che devo dire hanno fatto un lavoro straordinario perché innanzitutto hanno assorbito tensioni, malumori, esigenze diciamo di aziende veramente in grossa difficoltà e questa capacità di assorbire ha evitato che ci fossero fenomeni che nel resto d'Italia invece hanno come dire,
hanno evidenziato non solo la difficoltà, il disagio, ma anche la rabbia. Quindi non abbiamo avuto vetrine rotte, non abbiamo avuto blocchi, non abbiamo avuto cose che da altre parti si sono viste. Devo dire grazie proprio alle associazioni di categoria che hanno avuto questa capacità di mediazione, di assorbire, capacità di assorbimento dei momenti di tensione più alti. Ecco, Presidente, le chiedo una cosa. Lei parlava prima del tessuto imprenditoriale siciliano che per la gran parte è costituito da piccole e micro imprese, parlava di queste. Come Camera di Commercio siete riusciti anche a dare le necessarie risposte alle imprese anche per districarsi nell'eccessiva burocrazia che bisognava mettere in campo per riaccedere alle misure straordinarie messe in campo dal governo? Penso soprattutto alla prima fase della pandemia. Abbiamo messo in piedi un tavolo proprio con le associazioni di categoria, proprio perché a parte la comunicazione istituzionale, noi raggiungiamo facilmente oltre 45.000 imprese, di cui disponiamo ovviamente degli indirizzi PEC per l'informazione istituzionale. Ma poi abbiamo fatto questo lavoro con un tavolo che si è dedicato, diciamo, alla facilitazione dell'accesso a tutte le misure messi in campo sia dal governo regionale che da quello nazionale, ma anche dallo straordinario sforzo che ha fatto il comune di Messina, la città metropolitana. Il comune ha fatto veramente ha agito su più piani. Tra l'altro, sarebbe stato interessante replicare questo modello a livello regionale e a livello nazionale, separando gli interventi di supporto all'economia da quelli che invece sono gli interventi di welfare e supporto alla popolazione in situazioni di disagio. Dico questo perché a proposito di risorse, si è spesso dibattuto sulla utilità di distribuire a pioggia risorse su aziende che forse non tantissime, ma c'erano diverse centinaia di aziende che Già in ante difficoltà, pandemia è chiaro. erano già in difficoltà, quindi probabilmente invece di dargli ossigeno gli abbiamo dato veleno, lasciando sul campo, come dire, risorse, misure inferiori da distribuire invece alle imprese sane che hanno la possibilità dopo lo stop di ripartire perché hanno i fondamentali, perché stanno su mercati in crescita o comunque stabili sotto il profilo del trend, che non hanno difficoltà strutturali. E abbiamo indebitato il sistema delle aziende, ma abbiamo indebitato anche il sistema paese. Forse andava fatta una scissione netta tra gli interventi a favore della popolazione che subiva il disagio derivante dalla pandemia e invece il supporto alle imprese che avevano le carte in regola per superare la crisi, con il supporto necessario e finalizzato esattamente alla ripartenza. Quindi questo è stato un momento in cui anche il dibattito è stato abbastanza vivace, nel senso che da una parte c'è il senso di solidarietà che lega tutti gli imprenditori di qualsiasi settore, e dall'altro c'è la necessità poi di reggere come articolazione al tessuto economico e quindi assicurare, per esempio, che le risorse alle banche vengano restituite perché vengono reimmesse in maniera virtuosa La disponibilità. nel... Quindi questo è quello che abbiamo fatto. Devo dire che abbiamo anche, io personalmente, diciamo, mi sono reso disponibile all'ascolto, all'accoglienza, al supporto a imprese e imprenditori, traguardando non solo la fase della crisi, ma appunto anche quella della ripartenza, nel senso che la burocrazia non vede l'ora di avere una difficoltà diffusa per continuare a non dare risposte nei tempi dovuti e nel rispetto delle norme anche, perché i tempi di procedimento amministrativo dovrebbero essere ormai certi. E in Sicilia è stato, prima che nel resto d'Italia, è stato adottato un provvedimento normativo, un articolato molto, molto complesso che dovrebbe rendere la burocrazia più snella, più efficiente, individuare i responsabili e eventualmente, diciamo, sostituirli nel caso di conclamate inefficienze sul piano personale. E quindi abbiamo accompagnato aziende che avevano progetti importanti, specie nel settore industriale e specie in investimenti che stanno esattamente nella traiettoria del PNRR, quindi riconversione energetica,
ciclo dei rifiuti, l'edilizia legata appunto all'accesso al bonus del 110%. Insomma, abbiamo cercato di rimuovere un po' di ostacoli e di mettere nelle condizioni le imprese a fine crisi di poter ripartire più forti di prima. Ecco, Presidente Blandina, quindi possiamo anche dire dalle sue parole che in questa fase così importante e delicata per il nostro paese, per la Sicilia, ma per tutta l'Italia, le Camere di Commercio hanno avuto un ruolo da protagonista. Quindi è finito il tempo politico in cui si riteneva di poter fare a meno dei corpi intermedi, e mai come oggi, per poter recuperare terreno e competitività, si è capito che serve l'aiuto di chi ha un punto, possiamo dire, privilegiato di ascolto e anche di interpretazione delle istanze delle imprese per dar loro voce, soprattutto per aiutare quelle più piccole. D'altronde lei, come Presidente Camera di Commercio, sente anche tutti gli altri membri del direttivo, della Giunta della Camera di Commercio, rappresentanti di tutte le associazioni di rappresentanza, tanto dei lavoratori quanto delle imprese, quindi ben conosce il tessuto produttivo e anche il tessuto economico-sociale del territorio che lei guida. Ecco, le Camere di Commercio, le chiedo, in particolare la sua, la Camera di Commercio di Messina, oggi è pronta per accettare questa importante sfida al servizio delle imprese del paese? È pronta veramente per far sì che l'Italia ritorni ad essere produttiva, non dico come prima, ma più di prima? Guardi, lei ha detto delle cose molto, molto importanti. Innanzitutto il riconoscimento del ruolo dei corpi intermedi. Sembra che la concertazione sia sparita dal vocabolario della politica e di chi ha responsabilità di governo. È essenziale sempre mettere in fila i corpi intermedi e le rappresentanze datoriali e quelle dei lavoratori, quindi sindacati, perché non c'è altro modo di conoscere la realtà e soprattutto conoscere le prospettive di alcuni settori dell'economia. Quindi i corpi intermedi svolgono ancora oggi un ruolo fondamentale. Chi si dimentica di una parola abusata forse in passato, quella di concertazione, fa un errore marchiano. Non c'è nessuna modernità nell'abbattere, diciamo, il dialogo con le forze produttive e le rappresentanze del mondo del lavoro. Quanto alle Camere di Commercio, le Camere di Commercio non sono solo esclusivamente, diciamo, un database dal quale attingere dati, numeri che rappresentano in maniera schematica e comunque sempre in maniera aggregata il tessuto produttivo della nostra realtà. La Camera di Commercio fa 100 cose diverse, l'elenco dei compiti istituzionali è lunghissimo, li assolve tutti. Per esempio l'accesso a determinate professioni, la tenuta di ruoli, albi, elenchi professionali, ma anche l'accesso a determinate attività produttive. Partecipiamo attivamente, diciamo, alla formazione di tutti quei processi che servono a rilasciare autorizzazioni per investimenti complessi, penso ai centri commerciali, a tutto quello, diciamo, che è nuova iniziativa di una certa dimensione. Ma poi facciamo esattamente questo, siamo la sintesi perfetta del sistema delle associazioni. E quindi al nostro interno, tra l'altro, il nostro Consiglio Camerale ha un profilo di qualificazione dei suoi componenti estremamente alto. Abbiamo una componente femminile straordinaria, sia per numero sia competenze. Esattamente per autorevolezza. Siamo il primo, forse siamo la prima Camera di Commercio che ha eletto nella storia delle Camere di Commercio una giunta, il suo presidente, all'unanimità. Facciamo della condivisione, della compattezza degli obiettivi comuni, diciamo, il nostro punto di forza. Non, in giunta, passa, passa, in, in, nella giunta camerale non passa nessuna decisione, non venga assunta all'unanimità. E questo non perché siamo bulgari, ma solo esclusivamente perché riusciamo sempre a trovare una sintesi comune e condivisa in settori differenti delle attività economiche della nostra provincia. Ecco, Quindi parliamo, ecco, Presidente, parliamo proprio appunto delle attività della Giunta, perché nel luglio dello scorso anno la sua Giunta ha presentato al Ministero delle Infrastrutture il progetto Ride on Straight, Cavalcare lo Stretto, un progetto che è stato finanziato per 1.442.000 euro ed è un progetto finalizzato alla promozione di un modello alternativo di mobilità
che è incentrato tutto sulle esigenze di spostamento dei turisti, fornendo un servizio innovativo, efficiente, multimodale e anche a basse emissioni di carbonio. Quindi una grande attenzione anche verso uno sviluppo sostenibile, verso l'ambiente. Mi ha particolarmente colpito, leggevo su alcuni organi di stampa, una sua dichiarazione, ovvero che questo progetto, secondo lei, vi consentirà di porre in essere degli interventi concreti e innovativi anche per la promozione del turismo e di contribuire allo sviluppo economico dell'area attraverso una nuova offerta turistica che sia socialmente equa, economicamente sostenibile, ma soprattutto rispettosa dell'ambiente. Le chiedo, Blandina, quali sono le attese e le aspettative nei confronti di questo ambizioso progetto? Guardi, il progetto, appunto, in termini economici non vale molto. 1.400.000 lire non impattano in maniera decisiva sul. Però è un segnale importante. È un segnale molto importante. Non solo, sono quelle risorse che servivano nel come dire, a sciogliere un nodo fondamentale, che è quello della messa in fase di tutti gli attori della mobilità tra le due sponde dello stretto. Significa mettere organicamente insieme i vettori pubblici e privati che nella mobilità di due città metropolitane che vengono attraversate ogni anno da quasi 11 milioni di passeggeri. Serve esattamente a rendere tutto compatibile, efficiente, e quando parlo dell'efficienza energetica, parlo dei tempi, parlo dell'assenza di mezzi di trasporto pubblici vuoti, perché gli orari, la domanda e l'offerta si incrociano male. E la mobilità oggi è la chiave di successo per creare finalmente un'industria turistica condivisa, diciamo, in tutta l'area dello stretto. Significa facilitare i turisti nel muoversi liberamente, facilmente, in maniera economica all'interno di un'area che ha grandissime valenze storiche, architettoniche, artistiche e paesaggistiche. Quindi il museo di Reggio Calabria e il museo regionale di Messina. All'interno di questo contenitore ci sono i bronzi di Riace, il Caravaggio e gli Antonello da Messina. Quindi per non parlare appunto di cosa significa una realtà che ha centinaia di chilometri di costa balneabile, bellissima, immediatamente collegata con i poli turistici più importanti della Sicilia, che sono Taormina e Le Eolie. È una piccola rivoluzione, cioè costringiamo finalmente gli attori della mobilità a creare efficienza, e a questo seguirà ovviamente la crescita innanzitutto del comparto turistico, ma anche, diciamo, allarghiamo un mercato di prossimità che non è quello di Messina da 240.000 abitanti, almeno quello di Reggio, ma diventa una comunità da 1 milione di abitanti, e quindi anche il commercio e i servizi avranno dei benefici, dei sicuri benefici enormi. In ultimo, finalmente avremo, per quanto riguarda le attività vettoriali, mezzi di trasporto a misura delle esigenze, a misura del cittadino, a misura del turista. Tutto dovrà rispondere, diciamo, a un sistema di scambio di informazioni che ci obbligherà tutti a essere, tra virgolette, più moderni. È chiaro. Ecco, Blandina, la Sicilia negli ultimi anni, ma lo diceva anche lei, stava dimostrando un grande dinamismo proprio nel settore turistico, che rappresenta un aspetto economico che possiamo definire veramente non indifferente per il vostro territorio, proprio per le tante bellezze di vario genere e varia natura che ci sono sul territorio siciliano. C'è grande attenzione anche intorno ad un altro progetto che è chiamato Porta del Mare, nel quale siete partner come Camera di Commercio con il Comune di Milazzo, e l'obiettivo principale di questo progetto è quello di riqualificare, di fare una riqualificazione urbanistica e funzionale proprio del porto di Milazzo, che possa essere in grado, ecco, appunto, di essere moderno, di poter garantire servizi innovativi ai turisti croceristi, e sappiamo che sono tantissimi, a tutti quelli che sono in transito verso Le Eolie, ma anche ai cittadini ovviamente della cittadina di Milazzo, che vogliano godere anche delle bellezze del porto. Può brevemente spiegarci un pochino l'obiettivo di questo progetto, che è un progetto che invece, contrariamente a 1.400.000
42.000 euro dell'altro, questo dovrebbe aggirarsi un poco sopra gli 8 milioni di euro, se non ricordo male. 8 milioni di euro è il finanziamento accordato, quindi quello che utilizzerà la parte pubblica nel Perfetto. Complesso dell'intervento, che invece vale circa 15 milioni di euro. Quindi c'è coinvolgimento di privati, avete già previsto il coinvolgimento importante di privati? Assolutamente, questo prevede gli investimenti nel settore alberghiero, nei servizi al turismo, di nuovo servizi alla mobilità, è una piccola rivoluzione anche questa, nel senso che da una parte facciamo un'operazione di rigenerazione urbana recuperando un manufatto che era un opificio, era un mulino in pieno centro con un affaccio direttamente sul porto, che è stato abbandonato a inizio degli anni 90 perché l'impresa, cioè la molitura, non ha più futuro. Quindi trasferiamo lì tutte le attività di servizio, le rendiamo, diciamo, un access point unico per la mobilità da e per l'Eolia e non solo, anche per Milazzo e sui dintorni, dal punto di vista turistico sono un'altra eccellenza. Il terminal di scafi di Milazzo, che è un piccolo terminal di 200 metri quadri, fa 1.350.000 passeggeri. E sono passeggeri, in parte, diciamo, contiamo i pendolari delle eolie, gli eoliani, non solo chi lavora sulle eolie ha necessità di essere collegato con la terraferma, ma c'è il battente fortissimo dei turisti, con la possibilità di ampliare il periodo della stagione turistica alle eolie, proprio favorendo tutta una serie di servizi che in questo momento non ci sono, rendendo tutto di nuovo efficace, economico e sostenibile. È una bellissima operazione, il comune ha sposato questa idea, era nella pianificazione ma non era mai stato oggetto di una progettazione organica, noi abbiamo fornito il supporto tecnico e ovviamente non solo progettuale ma anche dal punto di vista delle proiezioni economiche, quindi delle attività che è possibile insediare lì, sviluppando a cascata tutto quello che invece in città già esiste. Mi riferisco per esempio alla ricettività, ma anche alla ristorazione, a tutti i servizi al turista. Quindi siamo molto soddisfatti perché quello cambierà veramente il volto di Milazzo. Milazzo è una città che merita tantissima attenzione, merita che gli vengano offerte delle possibilità di crescere, sia sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo occupazionale e sociale. Ecco, continuiamo a parlare di turismo, poi lei ha toccato il tema dell'occupazione. Le chiedo, Blandina, che ruolo potrà avere il turismo proprio per lo sviluppo economico-occupazionale della provincia di Messina? Ma guarda, innanzitutto dico una cosa netta, cioè il turismo non è, l'industria del turismo non è alternativa all'industria del manufatturiero, della trasformazione, dell'acciaio, di qualsiasi attività legata alle industrie, alle grandi industrie presenti nel nostro territorio. È tutto complementare, cioè l'industria fa da battente, come dire, assorbe una domanda che altrimenti non ci sarebbe e questo fa massa critica. Massa critica fa efficienza, massa critica significa economia di scala, significa poter contare su un bacino d'utenza più ampio, poter organizzare meglio tutta la filiera del turismo. In questo senso, la nostra realtà merita attenzione nel suo complesso, cioè non c'è un comparto, l'agricoltura, anziché il terziario, anziché l'industria, anziché il turismo. Tutto è complementare, tutto si tiene insieme se noi riusciamo a rendere non solo compatibili dal punto di vista ambientale, della salute della popolazione, della riduzione di impiego di suolo, tutto si tiene insieme se noi conseguiamo in maniera trasversale utilità per gli imprenditori e per i settori, per i vari settori delle attività economiche del nostro territorio. Il turismo può diventare veramente una grande industria. Il primo problema è quello della mobilità, non è facile raggiungere Milazzo, le Eolie, lei consideri che c'è un collega che lavora nel mio stesso settore, un terminalista,
che mi dice sempre: faccio prima da Genova arrivare a New York e arrivare a Milazzo. E questo è il senso, diciamo, la gente deve arrivare comodamente, non può fare salti mortali, non può fare, diciamo, il turismo esperienziale non è quello di stare giornate sane negli aeroporti, nei terminali, passeggeri, addirittura in coda sulle autostrade aspettando un traghetto. Quindi bisogna far meglio in tutti i settori, e allora l'industria del turismo sarà, diciamo, una prospettiva concreta, una cosa da pianificare in maniera strategica, non arrangiandosi non con interventi spot. Ecco, Blandina, non posso che farle una domanda diversa, perché lei mi ha parlato dell'importanza dei collegamenti e della mobilità, prima mi ha parlato dell'importanza anche di Reggio Calabria e Messina, quindi non posso che parlare con lei adesso del ponte sullo stretto, anche se se ne parla da oltre 60 anni, ma le chiedo, è forse davvero arrivato il momento di realizzare questo ponte anche per ridurre il gap logistico dell'intero Mezzogiorno? Guarda, innanzitutto le dico che ho assistito a questo dibattito ponte sì, ponte no, con una certa insofferenza per diversi decenni, perché la contrapposizione facciamo prima altro, facciamo prima le strade, le ferrovie, facciamo i depuratori, facciamo le scuole, facciamo la sanità, tutto giustissimo, ma la contrapposizione era assolutamente sterile tra due tifoserie più o meno appassionate, diciamo, dal... Il problema è un altro, che oggi il ponte non solo si può, il ponte si deve fare, perché ci sono tutte le condizioni ideali per avviare una opera di grande infrastrutturazione come il ponte. La rete, mi riferisco alla rete di infrastrutture per il trasporto, si è infittita, ammodernata e ha una prospettiva concreta, diciamo, ci sono risorse, progetti, cantieri aperti per realizzare appunto una rete di una rete moderna sia sulla sponda Calabre, quindi sul territorio italiano, sia nel territorio della regione Sicilia. Quindi non c'è più questa scusa, diciamo, facciamo il ponte ad alta velocità e poi arriviamo sulla Salerno-Reggio Calabria, quella, diciamo, che qualcuno di noi si ricorda, ahimè. Oggi la Salerno-Reggio Calabria autostrada si percorre bene, in sicurezza, con tutti i servizi. Quindi da quest'altra parte abbiamo la rete autostradale siciliana che ha bisogno di interventi di manutenzione, però esiste, abbiamo veramente una grande rete autostradale. E la rete ferroviaria invece è oggetto già oggi di finanziamenti, di cantieri, di interventi di ammodernamento, di rifunzionalizzazione. Questo rende possibile la realizzazione del ponte abbattendo qualsiasi resistenza dei benaltristi. Il ponte è un'opera non solo colossale, il ponte non è solo una pioggia, diciamo, di risorse che arrivano sui nostri territori. Il ponte è una sfida tecnologica, una sfida che impone a tutti di attrezzarsi, cioè, immaginiamo solo esclusivamente cosa significa ricettività e ristorazione per le migliaia di lavoratori sul cantiere. E non solo, spinge in avanti anche qui il pedale sull'innovazione, sulla reale connessione di reti e nodi, e spinge la Sicilia verso un'economia che ha un rapporto di prossimità in termini di distanza e costo diversa rispetto a quella che ci relega ancora a questa condizione di arretratezza. Quindi il ponte sì, assolutamente, le risorse, dire che non ci sono le risorse per fare il ponte, disse una volta un professore, è come dire che non ci sono chilometri per fare autostrade. Quindi le risorse ci sono, il ponte è un traguardo irrinunciabile ormai, solo per la nostra comunità, per il sistema Sicilia, per il sistema paese e a questo punto anche per il sistema Europa. Questo è giusto. Ecco, un'ultima domanda: lei si trova a rappresentare gli interessi delle imprese di importanti città di mare, abbiamo parlato di Milazzo, abbiamo parlato di Messina, le chiedo quali risposte di ripresa si aspetta dal suo territorio e soprattutto quali scenari futuri vede per chi fa oggi impresa in Sicilia, ma soprattutto per chi ha interesse di realizzare nuova attività imprenditoriale nella regione Sicilia? Allora, ci sono delle condizioni straordinarie in questo momento. Ci sono delle condizioni determinate da alcuni provvedimenti anche di recente emanazione. Dall'istituzione delle zone economiche speciali e dalla necessità appunto di una riconversione sulla quale
una riconversione industriale, produttiva, energetica, sulla quale non solo il governo nazionale, ma evidentemente anche l'Unione Europea ha destinato ingentissime risorse. Dobbiamo attrezzarci e essere pronti, innanzitutto per abbattere i blocchi burocratici di cui parlavo prima, perché per esempio nella ZES, nelle aree ZES perimetrate all'interno dell'area industriale di Milazzo, c'è una perimetrazione di un SIN, un sito di interesse nazionale, per cui da una parte ha letto qualcuno a venire a fare investimenti in quell'area, dall'altro poi si rende subito conto che tra ZPS, SIN e altre barriere burocratiche diventa tutto più difficile e più costoso. Ecco, le occasioni non vanno sprecate anche in termini di prontezza da parte dell'apparato politico, burocratico e di governo a rispondere in tempi assolutamente compatibili con il progetto complessivo di ammodernamento del sistema paese che sta tra l'altro in tempi strettissimi. Quindi la nostra spinta, sia come neocamere, come Camera di Commercio di Messina, ma anche come rappresentanze, io rappresento Confindustrie, stiamo lavorando esattamente a questo, cercare di forzare perché vengano eliminati i blocchi che determinano ritardi, che scoraggiano gli investimenti e che allontanano la possibilità di cambiare volto alla nostra regione. Benissimo, allora ringraziamo Ivo Blandina, Presidente della Camera di Commercio di Messina. Grazie per essere stato con noi e soprattutto per averci dato anche un messaggio di fiducia, di speranza e di crescita per la Sicilia e quindi per l'intero paese. Grazie Blandina. Grazie a voi, grazie, saluto Grazie, a tutti, arrivederci ai grazie. nostri ascoltatori.